Ci sono combattimenti nel mondo che hanno sconvolto, anche se con una piccola azione, tantissime persone. Guardandoli oggi potremo capire come mai le arti marziali sono tra gli sport più difficili ma allo stesso tempo più incredibili. Se siete pronti, partiamo! Il Muay Thai è veramente tosto e moltissimi atleti hanno dimostrato come sia possibile a volte raggiungere una forma assoluta e completa grazie a questa disciplina che allena sia mente che corpo. Non ci credete? Parliamo per esempio di un certo Rafael Fiziev che ha eseguito una schivata che soltanto in Matrix è possibile vedere. Anzi, era possibile, visto che ora pure nella realtà è successo. Ha letteralmente piegato la schiena come fece Neo per schivare i proiettili nella famosa saga. Ovviamente questa non è proprio una tecnica consigliatissima ai principianti per evitare problemi alla schiena, ma si vede che in quel momento ha scelto velocemente cosa fare usando il suo corpo istintivamente. Ma sapete che ci sono tanti altri combattenti al mondo in grado di eseguire questa tecnica e risaltare anche per tanto altro? Ce n'è uno che addirittura è stato soprannominato l'intoccabile, che ci mostra uno stile di combattimento che sembra quasi rendere la Muay Thai uno sport semplice, anche se ovviamente non lo è. Eccovi l'Erdzila Pukot, ad oggi quarantenne con una carriera eccellente, che è stato nominato il Mayweather della Muay Thai. Basta vedere alcune sue clip per capire quanto possa essere forte e pericoloso. Vi dice niente il nome Immanuel Yarborough? Beh, dovrebbe se siete appassionati di arti marziali, in special modo della UFC. Nonostante la sua incredibile stazza, con un peso di più di 200 kg, Immanuel era veramente stato un combattente, morto sfortunatamente nel 2015. La sua particolarità, come avrete visto, era proprio la grandezza. Difficile da muovere e difficile da buttare giù, ha combattuto al meglio delle possibilità contro ogni avversario, le sconfitte però le ha subite anche lui, precisamente due, una per KO tecnico e per resa un'altra. In questo video è possibile vederlo affrontare un certo Takase di origini giapponesi, è diventato virale proprio questo video perché mostra due tipi di combattenti completamente opposti, da una parte l'agile Takase, dall'altra l'inamovibile Immanuel. Moltissimi lo amano tutt'oggi e spesso ricordano l'anniversario della sua morte ritrovandosi nei forum dedicati. Ha avuto una schiera di fan molto grandi nonostante i suoi pochissimi combattimenti. Questo in particolare ha anche fatto sorridere qualcuno. In quanto ai primi minuti sembrava non potercela fare Takase, visto che ogni tentativo di colpire Immanuel e ogni tentativo di presa su quest'ultimo sembravano inutili, ma infine, dopo che la stamina del gigante si era consumata, è riuscito a vincere. Passiamo ora alla Taekwondo, un'arte marziale a dir poco unica, che difficilmente si può imparare se non si ha una buona mobilità di gambe. Infatti queste sono il fulcro dello stile, che si focalizza su colpi alti dati dalla zona più bassa del nostro corpo. Ovviamente con un'arte marziale così spettacolare, alcuni sono stati in grado di sorprendere non poco. Eccovi una serie di spettacolari azioni eseguite in modo del tutto naturale. Sembra quasi facile a vedere tutto in video. Che dire, forse è segno che dovete cominciare anche voi questo sport? No, scherzo, non è facile. Però, se volete cominciarlo. Il mio problema è che soffro di vertigini, quindi mi è un po' difficile fare certi salti, poi magari cado di testa e son cavoli amari. In questa parte della top siamo volati direttamente in Cina durante l'esibizione del Wushu. C'è un evento in particolare ogni anno che si tiene appunto in Cina e che riguarda il Kung Fu. Qui si tengono esibizioni a dir poco incredibili, ma anche pericolose. I partecipanti si allenano giorno e notte per mesi per riuscire a padroneggiare le tecniche. Non è un vero e proprio combattimento, bensì un'esibizione dove ognuno ha un suo ruolo specifico, come in questo caso, dove due donne hanno dimostrato quanto possa essere complicato essere coordinati. Queste due guerriere stanno lottando, ma allo stesso tempo dando spettacolo per intrattenere il pubblico, che probabilmente è senza parole davanti a una scena simile. La ragazza in giallo sta rischiando seriamente la vita, visto che la lancia è vera e taglia davvero. Il Kung Fu è un'arte marziale antica e con uno stile molto simile al karate, ma allo stesso tempo diverso. Online è possibile trovare video di persone che praticano queste due discipline e si sfidano. Ecco alcuni esempi di Kung Fu versus karate.
Come potete vedere, il Kung Fu spesso risulta vincente, ma non sempre. Entrambi gli stili hanno caratteristiche, come detto prima, simili ma diverse. Il karate si basa su movimenti di slancio verso l'avversario per attaccarlo ferocemente durante i momenti di guardia scoperta, mentre il Kung Fu si basa su movimenti molto più circolari ed è uno stile adatto a chi sa aspettare i colpi dell'avversario per poi reagire con una raffica di colpi partendo lateralmente anche. È uno stile che appunto cerca di sorprendere da angolazioni diverse. E voi praticate uno di questi sport? A proposito di Kung Fu, avete presente qual è lo stile più famoso e difficile da apprendere? Quello dell'ubriaco. I nomi per chiamarlo sono tanti, ma alla fine c'è sempre la parola ubriaco e non a caso. Per quanto possa sembrare strano, e a volte divertente da vedere, è un'arte estremamente pericolosa e imprevedibile, in grado di colpire quando meno te lo aspetti. Ecco un combattimento tra un vero utilizzatore dello stile dell'ubriaco e un ignaro combattente di arti marziali, diciamo, normali. Come potete notare, l'uomo barcolla come se stesse per cadere da un momento all'altro e all'improvviso colpisce il suo avversario sorprendendolo. A tratti sembra veramente ubriaco, ma come potete notare, l'arbitro non lo butta fuori dal ring. Questo perché appunto non è nemmeno brillo, simula lo stato e basta. In realtà ha una lucidità invidiabile e alterna attacco e difesa in modo armonioso. Questo stile è usato in realtà da pochi nonostante la fama, perché è veramente difficile da padroneggiare. Per i neofiti è un'arte alquanto imprevedibile e richiede anni per essere dominato. Nei film spesso vediamo alcuni attori eseguirlo, ma ovviamente sono film e non saprebbero utilizzarlo nel mondo reale. A volte anche in alcuni videogiochi è apparso. Voi lo conoscevate questo stile? E a proposito di stili spettacolari, hai mai sentito parlare della capoeira? Uno stile tutto brasiliano armonioso e caratterizzato anche dall'utilizzo della musica. Sembra quasi un ballo, ma può essere utilizzato pure per combattere. È nato durante il periodo schiavista in piena colonizzazione portoghese. Gli schiavi africani, destinati alle piantagioni, si allenavano utilizzando tecniche di attacco e difesa, calci, prese, schivate, dissimulando la lotta con elementi di danza, in modo da non far insospettire i colonizzatori. Ad oggi è veramente uno sport di amicizia e divertimento, con tantissime persone che si riuniscono per eseguire acrobazie degne dei migliori acrobati, con musica di sottofondo e cibo. Una vera festa. Ma come detto prima, essendo un'arte marziale, è ovviamente utilizzabile anche nel combattimento. Sul ring, come in questo caso, può diventare devastante se utilizzato da persone esperte. Qui l'avversario è stato steso e forse non ha capito benissimo cosa è successo. Visto che questa inusuale danza lascia apparentemente punti scoperti, ma non è assolutamente vero. È proprio quando pensi che puoi attaccare che l'avversario utilizzatore della capoeira ti stende. L'ampio movimento di braccia spesso sembra confondere tantissimo gli avversari in cerca del momento giusto per colpire. Continuiamo la lista di combattenti incredibili con un video che non deve mai mancare in nessuna top sulle arti marziali. Nel video seguente l'incredibile campione Conor McGregor, combattente e imprenditore, affronta la montagna Gregor Clegane. In questo caso la domanda che molti si sono posti è: può l'agilità unita alla tecnica battere un gigante muscoloso che di cadere non ne vuole sapere? Nel caso di Manuel la risposta era sì. Ma nel caso di McGregor e Clegane è molto più complessa. Entrambi sono molto allenati, entrambi stavolta hanno semplicemente simulato, ma niente di più. In un vero combattimento McGregor ha detto che potrebbe vincere, ma soltanto con l'allenamento giusto prima dell'incontro. Clegane invece ha dichiarato che non è semplice capire come si muove McGregor e potrebbe diventare difficile se non migliora la sua reazione. Ricordiamoci poi che nonostante in questo caso McGregor sembri avere la peggio, in un vero incontro ci sono regole precise da seguire e tutto può accadere. Per ora l'unica possibilità di McGregor è non prenderle e schivare le sue prese. Finalmente arriviamo ai monaci Shaolin, esseri umani che sembrano usciti completamente da un altro pianeta con le loro tecniche a dir poco spettacolari e il loro corpo fatto quasi di roccia. Sono conosciuti per lo stile di vita che seguono fuori dal mondo con privazioni di ogni genere. Anche il loro abbigliamento è privo di ogni genere di modernità, questo per sentirsi liberi da vincoli e dalla società moderna che spesso premia capitalismo e consumismo. Ma non sono solo dei semplici monaci inermi che magari potrebbero subire e basta nella loro vita. Sono anche veri e propri combattenti. Si allenano letteralmente per anni con allenamenti durissimi e oltre il limite umano.
Per questo infine vengono chiamati superumani. Molti pensavano fino a qualche anno fa che fosse semplicemente una facciata alla loro, cioè che tutto quello stile Shaolin fosse semplicemente per fare spettacolo. Ma quando alcuni monaci sono entrati nella cerchia dei combattimenti veri, molti si sono dovuti ricredere. Guardate per esempio qua. Lui è Yilong, uno dei monaci più forti del mondo per aver sfidato nelle arti marziali alcuni tra i combattenti più forti e aver dimostrato come il suo stile Shaolin non sia solo mera esibizione. L'apice dei suoi incontri è arrivato contro Bua Cao, praticamente il più famoso combattente Thai boxer, che ancora oggi a 40 anni ha da insegnare molte cose. Durante quell'incontro Yilong se l'è vista veramente brutta, ma ha dimostrato comunque di sapersi far valere dando non poco filo da torcere a Bua Cao, che infine ha vinto per aver dato più colpi. Un incontro spettacolare che consiglio a chiunque di guardare. I monaci utilizzano questo stile di combattimento adatto contro praticamente qualunque tipo di avversario, per questo motivo, che sia grosso o piccolo, non importa. È uno degli stili più versatili, anche se tra i più difficili della storia da padroneggiare. Ora andiamo in Giappone nel comune di Iga, situato nella terra di mezzo tra Kyoto, Osaka, Nagoya ed il tempio shintoista di Ise. Era uno dei luoghi più importanti del Giappone nel periodo dei regni combattenti, cioè XVI secolo. Nella terra di Iga, caratterizzata da questo contesto, sono nati i ninja. Il posto faceva da quartier generale per differenti clan. È possibile trovare esposizioni incredibili con armature e armi sia di samurai che ninja. Ogni tot lì si svolge il festival dei ninja a cui partecipano alcuni dei più importanti maestri e non solo di ninjutsu. Nel seguente video possiamo vedere una rara esibizione di un maestro molto capace e esperto, che sembra utilizzare la katana con una facilità incredibile, nonostante invece richieda anni e anni di esperienza. Questo maestro ha imparato a padroneggiare praticamente qualunque arma, tra shuriken, kusarigama e tanto altro. Ora concludiamo con l'incredibile Wing Chun, sì, quello del maestro Ip Man, uno dei più famosi del mondo a cui sono stati dedicati dei film vagamente biografici, non del tutto accurati quindi, ma che rappresentano tutt'oggi il Wing Chun in modo veramente eccellente. Grazie anche all'attore che si è incaricato di interpretare Ip Man, cioè Donnie Yen. All'inizio molti erano scettici riguardo questa arte marziale che sembrava più dedita alla difesa che altro, ma poi grazie a questi film tantissimi hanno deciso di praticarla. Ma quanto è utile su un ring? Eccovi un esempio. Sembra veramente che il maestro di Wing Chun, con un'età abbastanza avanzata per di più, non si scomponga per un solo minuto, resistendo ai colpi dell'avversario. Questo perché il Wing Chun richiede moltissimo autocontrollo e permette di agire specialmente se l'avversario sta colpendo. Non è fatto per l'attacco ed è importante ricordarlo. Molti altri video in giro mostrano il Wing Chun e come viene utilizzato e se siete interessati potete trovarli facilmente su internet. Con questo concludiamo, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e ci sentiamo alla prossima gente, stesso posto, stessa voce, top sempre diverse.